Ciao Divette e ciao Divetti, benvenuti in un nuovo video. Oggi video in Diva Veritas in cui rispondo a tutte le vostre domande che in questi giorni vi ho chiesto di farmi su Facebook e Instagram. Allora, vi volevo solo dire che per i prossimi video in Diva Veritas ovviamente potete farmi le domande sia qua sotto il video o comunque quando poi lo annuncerò su Facebook e su Instagram, perché lo faccio sempre ormai di annunciare il video in modo che vi facciate domande. Vi volevo solo dire, fatemi domande magari un po' particolari, un po' diverse, anche un po' strane, imbarazzanti, quello che vi pare, perché io ricevo sempre le solite, che cioè le più quotate sono tipo: stai ancora con Dipré? Hai sentito il tuo ex? Dov'è Narciso? Cioè, quindi chiedetemi anche altre cose, quello che vi viene in mente, qualcosa di strano, di strambo. Insomma, io sapete che sono aperta a tutto, rispondo a tutto, quindi non fatevi problemi. Comincio subito con il rispondere ai commenti di Instagram, che sono tantissimi. Quanto tempo ti occupa il mondo del fetish? Hai iniziato per passione o per noia? Mi occupa praticamente, considerate praticamente quasi tutta la giornata, perché, ma non perché sia il fetish, ma perché qualsiasi lavoro che si fa in proprio vado a occupare tutta la giornata, perché uno deve sempre, anche se non sta facendo fisicamente il lavoro, ci deve sempre pensare, soprattutto sul lavoro creativo, pensare ai nuovi video, ma vale lo stesso per YouTube ovviamente. E io vabbè, mi dedico un po' di più al fetish, però comunque sono lavori per cui il cervello sta sempre in moto. Hai iniziato per passione o per noia? No, io ho iniziato semplicemente per i big money, ho iniziato per i soldi facili, e quindi per questo, insomma, dai ragazze, ma vedete che mi fate domande banali, cioè sono cose banali perché è risaputo. Farai la Kiss Challenge con Dipré? Allora, io non so perché non guardo i video degli altri, quindi non ho idea di cosa sia la Kiss Challenge, ma se la volete, siccome lui odia fare tutti questi video stupidi, però pur di fare visualizzazioni si taglierebbe anche le palle in diretta, voi lasciate tipo un commento sotto e spolliciatelo tutte, così almeno lo vedo. Come ti senti quando incontri delle fan per strada? Allora, io sono sempre contenta quando incontro le mie fan che mi salutano, mi chiedono selfie, eccetera. Anche se ci sono delle volte, devo essere sincera, che cioè, a me fa sempre piacere, ovviamente, però a volte capita che magari uno è di fretta, uno c'ha i cazzi suoi, sta incazzato, cioè qualsiasi cosa, no? Cioè, mi ricordo una volta stavo andando uscendo da un parcheggio e una mi si è buttata sulla macchina, oppure mi bussano alla macchina quando sto in macchina, o cazzo ne so, sto in farmacia con la febbre, mi fermano. Ecco, tutte queste circostanze magari non è sempre piacevole, ecco, perché in certi casi si vuole essere lasciati in pace, e allora la gente dovrebbe, secondo me, imparare ad essere più opportuna e capire quando, cioè tipo bussare in macchina magari non è il caso, ecco, cioè cose, vabbè. Però comunque, a parte questi rari casi, però a volte accadono, sono sempre molto felice. Poi, rifletti mai sulle cose del mondo? Fai un tipo di vita piuttosto ritirato e la tua logica è decisamente individualistica, per cui sembra che non si presenti neanche motivo in te di pensare al di fuori del tuo contesto. Te lo chiedo perché sfuggi alle mie logiche. Per me è difficile pensare che le persone possano disinteressarsi completamente del bene comune, perché credo che alla fine un minimo di interesse non possa che portare benefici al singolo, ma sono molto curiosa di sapere la tua. No, sinceramente, come hai detto tu, io proprio me ne frego di ciò che accade al di fuori di me, cioè non me ne frega proprio un cazzo di cosa succede nel mondo, non me ne fotte proprio un cazzo, cioè non me ne fotte un cazzo, zero interesse, proprio zero. Sei adoratrice di Satana? No, io sono adoratrice di me stessa. Una ha scritto sotto: lei è adoratrice solo dei big money, infatti anche. Farai la Kiss Challenge con Andrea Dipré? Ok, ho già capito. Per quale cosa al mondo rinunceresti al tuo stile di vita agiato? Vi giuro per niente, 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 niente al mondo, che poi non è che faccio che ho la villa con piscina, ma l'idea di rinunciare
alle cose belle che ho, alle comodità che ho, comunque diciamo benestare da persona comunque che sta bene, senza strafare, però comunque che sta bene, no, non rinuncerei mai, perché io non riesco a vivere nel... Oddio, cioè non riesco, cioè non rinuncerei per niente al mondo. Qual è l'outfit che ti fa sentire più sexy nella vita quotidiana, escludendo i video fetish? Allora, l'outfit in assoluto, il tipo di outfit che mi fa sentire più sexy è quello elegante, con tipo le gonne lunghe fino al ginocchio, aderenti, e magari la giacca taglio tipo maschile, no? Però quelle femminili, cioè taglio maschile ma femminili, quindi che hanno la vita che fa così. Look elegante, informale, diciamo così, ma sexy in quanto aderente, mette in risalto le forme. Quello, io mi sento super sexy quando ho quel tipo di look. Come vivi il fatto di essere una donna indipendente di successo in una società così bigotta e maschilista? Boh, sinceramente non ci faccio caso, nel senso io vivo la mia vita. Non mi interessa quello che dicono gli altri, quindi non ci faccio neanche caso. Cosa fai quando ti senti triste? Niente, sto lì e penso, fisso il muro, penso e analizzo la mia tristezza, il motivo per cui lo sono, penso e basta, cioè. Però ecco, in modo positivo, non per auto imparanoiarmi ancora di più, ma proprio per cercare di trovare un percorso positivo nei miei pensieri, ecco, non so se mi sono spiegata. Cosa ti aspetti in un futuro da Dipré? Sinceramente, quello che io spero, ma per lui soprattutto, è che lui cambi e che poi è una bravissima persona in realtà, però purtroppo è schiavo, cioè è schiavo appunto, vabbè, è schiavo in realtà proprio dei suoi vizi molto gravi, che non sto parlando della droga, perché sto parlando di altre cose, lui droga non c'entra niente, e spero che possa riprendersi da questo periodo nero che sta vivendo già da un po' di tempo, che l'ha portato a rovinare comunque il suo personaggio, il suo lavoro, tra virgolette, quindi spero questo, e se questo non accadrà sicuramente non ci sarà un futuro neanche per noi. Che risposta triste che ho dato, però è così. Il lavoro che fai si potrebbe dire che fa parte del mondo del porno. Come mai non hai mai deciso di fare veri e propri film porno? Io ti ci vedrei molto, un bacio. Allora, non so se prenderlo come un insulto o come un complimento, nel senso, se mi ci vedi a fare film porno perché mi reputi zoccola, oppure perché magari ho il fisico, le tette, insomma, sono fisicamente adatta. Quindi non so se prenderlo come, spero, come un complimento. Io sfido chiunque, qualsiasi ragazza che sta guardando questo video, cioè scrivetemelo anche nei commenti, sfido chiunque ad essere attratte dall'idea di dover scopare con dei perfetti sconosciuti per lavoro. Io penso che a nessuna ragazza piacerebbe una cosa del genere, e se non alle ragazze che poi di fatto fanno le pornoattrici, che spero per loro che gli piaccia, quindi insomma provate a mettervi in quella situazione e capite da soli perché non l'ho mai fatto, però devo dire che potrei farlo, cioè concepisco l'idea di fare un porno, di fare dei video porno magari con il mio fidanzato, ecco, con il mio partner fidanzato li farei, perché è una cosa invece diversa. Il motivo per cui non lo faccio, perché comunque il porno non, cioè comunque lo farei per soldi, ma il porno purtroppo non vende particolarmente come il fetish, quindi non mi conviene farlo, però mai dire mai nella vita. Ciao Diva, hai più sentito o visto il cameraman? Se no, ci pensi ancora a lui? Allora, siccome nel video precedente l'avevo mandato a fare in culo, no? Allora lui mi ha subito scritto e ci siamo chiariti, e quindi, ecco, sì, ci siamo chiariti con lui, e quindi sono molto contenta, ecco.
ami l'arte, allora se si intende arte in senso generico, nel senso che anche fare lo youtuber, fare dei video è arte, fare fotografia, cinema, eccetera, musica, eccetera, allora ovviamente sì. Se ti riferisci all'arte pittorica nello specifico, cioè, ovviamente mi piace, l'apprezzo e tutto, però non sono appassionata di arte, sono abbastanza ignorante in materia. Non ignorantissima, perché comunque sono cresciuta, cioè io non so perché, ma tutte le persone care intorno a me sono o appassionati d'arte o lavorano nell'arte o sono artisti, da mio padre, i miei fidanzati, i miei migliori amici, tutti, però a me non mi è mai fregato molto, ecco, però ti sono cresciuta comunque in mezzo all'arte, anche se non me ne è mai fregato molto. Se dovessi mai scegliere tra essere un'attrice o continuare YouTube, cosa sceglieresti e perché? Se scegli attrice non potrei più essere una YouTuber e quindi non potrei più fare video. Mi saluti, ti adoro, sei stupenda, ti ringrazio. Mary Forever, ti saluto, ti mando un saluto. Penso continuerei a fare la YouTuber, se non per una breve esperienza di attrice la farei molto volentieri, però sinceramente mi vedo più come YouTuber, perché a parte che sono sicuramente più brava a fare video su YouTube che a recitare, però ecco, recitare sempre senza potersi esprimere in altri modi vuol dire comunque fingere sempre e non potersi appunto esprimere come in un video di YouTube in cui si è se stessi. Adesso vado su Facebook a leggere i messaggi di Facebook. Vende avanzi di cibo, qua è un feticista che mi chiede, su richiesta, sì. Secondo te si vive meglio adesso ai vecchi tempi, come dicono genitori e nonni, adesso con la tecnologia? E poi è vero che adesso siamo dipendenti dalla tecnologia in modo totale, però rispetto a non avere, immaginate non avere il telefono, non avere internet, no, adesso assolutamente. Quanto è grande la tua casa? A casa mia è circa, con i terrazzi è 105 metri quadri, senza terrazzi sarà vabbè, comunque 105 con i terrazzi. A quanti anni ti ha avuta tua mamma? A 23 anni. Nei tuoi innumerevoli viaggi in giro per le città d'Italia, come mai non organizzi mai degli incontri? Allora, non li organizzo perché quando viaggio lo faccio quasi sempre per lavoro, per fare video, mai, quasi mai per vacanza fine a se stessa, anche se poi vabbè, la vacanza non ce la ficca in mezzo, però per questo motivo non mi metto ad organizzare cose. Però cioè, avevamo pensato io e Andrea Di Pre di fare un incontro a tema Bolbassi, in cui voi vedete che lo prendo a calci nelle palle, se poi se qualcuno vuole tirargli un calcio nei coglioni, non lo so, se volete, se vi piace l'idea scrivetelo nei commenti. Pensi che vedere il tuo ex con un'altra ti farebbe effetto? Ormai non te ne fregherebbe nulla? Allora, io e lui abbiamo ampiamente discusso su questa cosa, perché sì, quando l'ho visto con un'altra, la mia faccia basta e avanza. Mi sono proprio incazzata come una bestia. Sì, sì, mi sono incazzata. Ma non perché c'è ancora, cioè, è proprio una questione di rispetto, cazzo. Tu sei il mio ex, cioè mi devi rimpiangere, non ti puoi mettere con un'altra che mi sostituisce. Io devo essere unica ed eterna, cazzo. Quindi io mi sono proprio arrabbiata quando lui ha fatto questa cosa, e adesso lo posso dire perché comunque con lui ne abbiamo parlato moltissimo e abbiamo chiarito. Cioè, comunque gira il culo, sì sì. Domanda super cliccata: hai mai avuto schiave donne? No, non ho mai avuto schiave donne. Se qualcuno vuole farsi avanti e sganciare il cash, io, per me va bene, donne e uomini, basta ci sia il cash. Con Di Pre, una cosa seria oppure no? È difficile rispondere a questa domanda perché sicuramente c'è un legame molto forte tra me e lui, quindi da questo punto di vista posso dire che c'è un vero legame, comunque una cosa tra virgolette seria. Sul fatto pratico no, perché comunque lui fa i porno e quindi come si fa ad avere una storia seria con uno
che fa porno, quindi lo frequento così e poi se smetterà di farli, allora magari si potrà parlare di... altrimenti durerà finché durerà, cioè ha detto papale papà. Tradiresti mai Dupré? Assolutamente sì, cioè proprio perché lui fa i porno, quindi... sì, se mi capitasse occasione lo tradirei e gli farei pure il video e glielo manderei, cazzo. Ti dà fastidio che il tuo fidanzato faccia pratiche sessuali con altre donne per lavoro? Per te non fa differenza dato che il campo è simile al tuo? Allora, sicuramente essendo un campo simile al mio capisco più di altri, cioè comprendo la cosa più di altri, e però comunque sì. Ed è il motivo per cui finirà la relazione se ovviamente lui non cambierà drasticamente, anche perché poi nel suo caso non è che uno non lo fa per lavoro, Rocco Siffredi lo fa per lavoro, e con uno che lo fa proprio per lavoro potrei accettare di più. Lui lo fa perché ha la perversione, il fetish di farsi i video mentre scopa e quindi è per soddisfare un feticismo che invece di essere soddisfatto andrebbe curato da uno psichiatra, e allora a maggior ragione sono contraria. E niente, divette divetti, questo era il video di oggi, nel frattempo mi sta arrivando il sole eccetera eccetera, non capisco più se sono illuminato o sono al buio. Io vi mando un bacio, fatemi appunto altre domande un po' più interessanti sotto questo video, così le leggerò la prossima volta, e noi ci vediamo al prossimo video.